Ma buongiorno mondo, sì, sono veramente in ritardo oggi, mi sono svegliato comunque alle 6.03 che è un orario accettabile, ma adesso sono le 7.30 e come vedete devo ancora finire di smontare la tenda, rimontare tutti i bagagli sulla bici, ma me la sto prendendo comodo, mi sono bevuto il mio tè, mi sono mangiato la briochina e aspettavo che venisse fuori un po' il sole, ma sono coperto dalla montagna e quindi mi porterò via la tenda un po' umida perché stanotte ha fatto un'umidità pazzesca, peggio che a Vercelli. Quindi è meglio che mi dia una mossa, ragazzi. Oggi sono circa 80 km. Punto a fare quella cifra lì. Dopo, ragazzi. Subito con una bella salita giusto per scaldare le gambe, e sono anche tra le meno peggio che dovrò affrontare. Comunque, anche se non è ripida, è abbastanza lunga, e ieri dopo 120 km sicuramente questa salita l'avrei accusata. Ragazzi, sono le 9, ho fatto neanche 10 km più o meno, però guardate già che salite sto affrontando. Sto già patendo. Pedala Giappino, pedala. Ecco, una cosa veramente brutta dopo aver fatto una salita come quella che vi ho fatto vedere è vedere finalmente una fantastica fontana dove caricare la borraccia e rinfrescarsi, ma chiusa. Ah, rimani davvero deluso e con quella sete di acqua fresca che ti rimarrà ancora per un bel pezzo. Continuo. Ciao ragazzi. E per fortuna che dopo le salite c'è sempre qualche discesa. Questo cartello non è per nulla rassicurante. Bene ragazzi, ho fatto 45 km, 47 quasi. Sono arrivato a Biasca. Adesso penso di fare una pausa qui, che credo sia una casa privata, ma non c'è nessuno per il momento. Ma mi metto qui fuori nel tavolino senza sporcare, pulendo tutto. Ma ho bisogno di mangiare e riposarmi un attimino, quindi penso che questo sia un bel angolino. Amici, lì tutto a posto per oggi. A dopo, ragazzi. Ragazzi, è ufficiale, la terra non è piatta, ma non lo è neanche la Svizzera. Ogni chilometro di discesa che ti regala te ne chiede in cambio indietro almeno 3 di salita. Anche queste che possono sembrare dei falsi piani o delle discese, è comunque una salita all'1/2%. Non te ne accorgi perché è tutta piatta così, ma è una salita al 2%. E oggi ci sono di nuovo 36 gradi. Come non patirli? Guardatele lì all'orizzonte, le rampe bastarde. Lì si soffre. Pedala Giappino e taci, pedala. Ragazzi, sto faticando
Davvero un sacco. Sono solo salita al 4% che solitamente faccio, ma ci sono 37 gradi, le borse sono pesanti, so che mi lamento di continuo da quando sono partito, ma credo che l'ipotesi treno per fare San Gottardo sia sempre più vicina, perché di sto passo credo di non riuscire proprio ad affrontarlo e non mi sembra il caso di farmi del male al terzo giorno di viaggio su 3 mesi che devo fare. Quindi vi aggiorno, ragazzi, a dopo. Ragazzi, oggi giornata no per davvero. Sono venuto fin qua dove ci sono sti bei prati perché era segnalata un'area camper. Pensavo di poter mettere la tenda lì, che di solito nell'area camper ti lasciano mettere anche la tenda. Sono venuto a vedere perché c'era, nelle foto c'erano i tavolini, c'era un bel po' di posto. E invece l'area camper è dell'autostrada, quindi ovviamente non si può entrare. In più, là, guardate com'è nero. Sta arrivando un temporale gigante. Mi sa che vado a ripararmi lì nel sottopasso per un attimo, vedere se arriva, se passa, se va, e poi vado a cercare degli altri prati. Ho guardato già lì dietro, ma non c'è molto di piacevole, anche perché è proprio al bordo dell'autostrada. Al massimo torno da quel lato lì o da dove sono arrivato c'era qualcosa, ma non super bello. E più che altro bisogna sperare che non diluvi tutta la notte, e poi domani mi sa che vi deluderò e prenderò il trenino. Vediamo. Che giornata, ragazzi, che giornata. A dopo, vi aggiorno per farvi sapere dove mi sono sistemato. Ciao. Bene, ma non benissimo. Come vi dicevo, mi sono fermato a Lavorgo e mi sono già lavato su alla fontanella. Infatti mi sono cambiato, lì dietro c'è la roba stesa, questo è l'angolino dove dopo penso che monterò la tenda. Non è un posto bellissimo, non è super imboscato, ma in una via traversa dove non passa tanta gente, sono passate un po' di gente a piedi e coi cani. E come vi dicevo, anche mi sa che domani il passo del San Gottardo non lo farò, andrò a prendermi il treno e andrò alla prima fermata appena dopo il passo, ma visto che ho 3 mesi di viaggio da fare mi sembra la scelta più saggia, anche se sono un po' triste, sono un po' magonato perché era una sfida personale che volevo fare, ma non vorrei rovinarmi il viaggio per una sfida personale al terzo giorno. Quindi ci tornerò magari in bikepacking con un carico un po' più leggero, perché così è davvero devastante. Sono stato un po' sproporzionato, ma per 3 mesi non sapevo cosa lasciare a casa, visto che avevo bisogno anche delle cose invernali. Va bene, per stasera mi sa che non vi saluto più, o forse vi do la buonanotte dopo, ma nel caso ve lo dico già adesso. Buonanotte, ragazzi, e vi aggiorno domani.